Benvenuti a quelli delle 12, siamo sempre noi quelli del martedì, ossia io, il boss con il cappellino, Benvenuti a che oggi tutti. è un pochino moscino. Ne sto benissimo, anche Davvero, dai, mandategli qualche messaggino, tiratelo un pochino su il boss, che oggi un pochino è mojo. Guarda, lo vedete un pochino con questo faccino tutto quanto sofferente. Io invece sono lucida, vedo che sono lucida. Perché vengo dal lavoro, però oggi siamo qui per ricordare un pochino di persone, dato che nelle ultime settimane c'è stata tipo una strage, sembra che ci sia un cecchino là sopra, capito? Nel senso, tu sei bravo, boh, basta, finito. In modo che ci sia qualcuno che li ricordi in grande stile, stiamo parlando appunto di... Che? Mohamed Ali o Cassius Clay, o Esatto. insomma uno dei più grandi o il più grande pugile di tutta la storia. Si chiamava il grande alla fine, cioè lo chiamavano il grande, giusto? Sì. Beh, Clay, anzi Marcellus Clay Jr. è nato a Louisville il 17 gennaio del 1942 ed è morto appunto il 3 giugno, ora ora, Sì, è giusto? morto, sì, l'altro giorno. Ora ora. E quindi c'è stato un sacco di cordoglio, un sacco di personaggi hanno ricordato. Te lo sai chi è che ha fatto iniziare a fare il pugile? Chi? Io lo so, per dire. No, lo sai, no, Dai, vero, a lo sai. me no, io so un poliziotto, Sì, è vero. però racconta te, perché dato che almeno ti sei documentato, si è No, documentato. chiaramente no, Cassius Clay o Muhammad Ali, perché poi quando ha scelto di diventare musulmano ha cambiato nome, prima era Cassius Clay e poi insomma ha cambiato tutta la sua vita. Sì. Infatti c'era, non mi ricordo, il semaforo, o comunque durante un incontro che all'inizio, mentre lo stava picchiando, cioè comunque stavano facendo l'incontro, lo chiamava Clay, Clay, Clay per farlo arrabbiare. E poi dopo le ha tirato un destro, l'ha buttato in terra e gli ha detto: come mi chiamo? Era comunque è stato un poliziotto perché lui, durante penso una rapina, ha tirato un cazzotto a un ladro e l'ha steso. E che invece il poliziotto, invece di dire guarda, non si fa così, gli ha detto: guarda, perché non continui Ma sai a. perché gli ha tirato il cazzotto questo ragazzo? Perché Perché? gli aveva rubato la bicicletta. Sì, E durante. praticamente, cioè, è stato diciamo, il primo incontro ufficiale di Ali, insomma. Ma Ali alla fine c'ha una storia, questo nome, che tu sappia? L'ha Mohamed Ali è un nome musulmano, è stato scelto scelto. lui, Sì, così. ha scelto So lui. anche che si è rifiutato di andare in guerra, se In non... Vietnam, non è andato in Vietnam, è stato, insomma, ha deciso di non. Ha detto preferiva il carcere a fare il militare. Infatti, gli hanno ritirato dei titoli Sì, questa storia. proprio perché comunque sia prima era un reato, ricordiamoci, adesso tutti quanti possono fare quello che vogliono, ma prima appunto era abbastanza un reato, era come si chiama quando diserti il servizio militare? Deserzione. Scusate, io sono una donna e in teoria non faccio niente di questo genere, anzi meno male perché sennò sarebbe un casino, immaginate io con fucile in mano, povera voi, povera voi. Comunque sì, è stato il più grande, l'hanno ricordato più o meno tutti quanti, se ci ricordiamo anche, anzi ricordiamoci una cosa, lui aveva quattro mogli. Sì. Quattro mogli, anzi, l'ultima moglie che ha avuto, l'ultima moglie che ha avuto era la sua amica di una vita, diciamo, perché si è fatto il mondo, e dopo, anzi, dal quale, dopo che si è fatto il mondo, appunto, ha avuto qualcosa come nove figli, due da relazioni fedifraghe e invece gli altri dai relazioni ufficiali e matrimoni. E ricordiamoci che queste persone stanno tutti quanti battendo cassa adesso, Sì, vabbè, perché, certo. vedrai, perché c'ha niente po' di meno, mi pare, di 50 milioni di dollari di eredità, che in teoria dovrebbe appunto spargere al mondo l'ultima moglie. E ricordiamoci che il fratello, che non si è quasi mai fatto vedere negli ultimi tempi, ora batte cassa anche lui, perché è così che si fa. Ma Comunque, adesso dai. continuiamo dopo la prima parte, perché ora mandiamo un canta Firenze, facciamo vedere quelle fatte le regioni. Si manda una clippettina di un programma che è iniziato ora da 2 settimane e facciamo vedere. Poi ritorniamo con Cassius Clay o Muhammad Ali. Il cappello
Andrea di Firenze è proprio adatto per tutte le evenienze, per parlarsi, per amarsi, per baciarsi impunemente sotto il naso della gente. Perciò la serie delle confidenze finisce coi bacione di Firenze. Buonasera! Buonasera a tutti! Buonasera a tutti! E benvenuti al Canta Giro, no, ho sbagliato, è Canta Firenze, Canta Giro non è, questo è Canta Firenze, dedicato solo e esclusivamente alle canzoni della nostra amata città. Cosa faremo questa sera? Innanzitutto vi presento l'Orchestra Fiorentina che da ora in poi ci accompagnerà per tutta la serata con le canzoni dedicate a Firenze, con i loro strumenti musicali, la loro professionalità. Scusate, ma a volte mi rimane un po' di fisiologia, che cazzo. Quindi adesso cominciamo a parlare, ad addentrarci nelle strade fiorentine, con le canzoni soprattutto del grande chansonnier dei tempi andati, Odoardo Spadaro, che chi non lo conosce, Odoardo Spadaro. Malen di maggio impazza per le strade, Firenze ride per le contrade, e le cascine sembrano un affresco carnascialesco d'un'altra età. Che sfoggio di eleganze, quante riverenze per dare il benvenuto al sol. E in queste circostanze la paglia di Firenze è proprio quello che ci vuole. Sul cappello di paglia di Firenze possiamo farvi tante confidenze, e si dice che Beatrice lo portasse nell'istante che ha incontrato padre Dante, ed i suoi versi son le conseguenze di quella certa paglia di Firenze. Il cappello di paglia di Firenze, oh quante mai reminiscenze, lo portava anche Fiammetta quando andava in tutta fretta all'abbraccio di Boccaccio, che dava inizio a comiche licenze togliendole la paglia di Firenze. Con il cappellino, signorine, tutte eleganti, oddio. E l'Arno passa sotto ai sette ponti nei dolci incanti dei suoi tramonti, e via dei calzaiuoli verso sera è primavera di gioventù. Che gara di eleganze, quante riverenze, la luna ha dato il cambio al sol. E in queste circostanze la paglia di Firenze è proprio quello che ci vuole. Sul cappello di paglia di Firenze possiamo farvi tante confidenze, lo portava Monnoretta quando Giotto in tutta fretta disegnò la O perfetta per misurarle le circonferenze all'ombra d'una paglia di Firenze. Il cappello di paglia di Firenze per Galilei fu fonte d'esperienze, lo portava una ragazza su una piazza e non so dove, e lui disse: eppur si muove, il che dimostra in fondo che le scienze si ispirano alla paglia di Firenze. E non solo, si dovrebbe dire, e non solo, il cappello di paglia è utile in tante maniere. Il cappello di paglia di Firenze è proprio adatto per tutte le evenienze, per parlarsi, per amarsi, per baciarsi impunemente sotto il naso della gente. Perciò la serie delle confidenze finisce coi bacione di Firenze. Thank you.
ho iniziato su Teleregione Toscana, è ancora in Viale Cadorna, sì, bene. Praticamente dal Montagni e dal Subabbo che ci aveva le parabole, noi abbiamo iniziato su Teleregione, anzi no, prima sempre dal Montagni a Telecentro Toscana, televisione del Gattino, che non c'è più, e ti sto parlando dell'83, 84, 85, e poi siamo passati promossi a Teleregione, che però promossi, ma lo studio era la metà di questo camerino, però si faceva all'epoca, Conti era magro, Panariello era magro, io ero magro e ci si entrava tutti, si dovesse fare ora non ci si entra più. Per cui grazie anche a Teleregione, sì, che stasera è un revival micidiale, ci manca solo qualcuno che arrivi e dica questa è tua figlia e poi finiamo in bellezza la serata. E ribenvenuti a quelli delle 12, io sono sempre Chris Singh, lui è sempre il boss con il cappello. Ma ci avevano detto appunto che ho un messaggino, adesso vi leggiamo comunque. Questo qui era Canta Firenze, di qualcosa su Canta Firenze, dai. Canta Firenze è un bellissimo progetto di Lorenzo Andreaggi, che è bravissimo cantante, attore di teatro e attore anche, che stiamo ci è piaciuto e abbiamo deciso di mandarlo su Teleregione, quindi abbiamo fatto delle clippettine del suo bellissimo spettacolo fatto in teatro di circa 5 minuti che mandiamo tutte le domeniche a mezzogiorno e 20 su Teleregione Toscana in prima TV, e poi durante la settimana lo rivedete in tante volte, perché 5 minuti si inseriscono bene da tutte le parti. Comunque il nostro messaggio era di Ettore, ciao amore mio, ti amo. E nulla. Diretta interessante. Esatto, interessante, perché stiamo parlando appunto di personaggi che hanno lasciato comunque un segno della perché comunque hanno lasciato un'impronta in questo mondo indelebilissima, che se ne parlerà anni e anni e anni e anni. Stavamo parlando appunto, prima di vedere Canta Firenze, di Mohamed Ali, ossia in principio Cassius Clay, appunto, stava dicendo appunto un aneddoto, appunto il nostro boss, che durante un incontro appunto per farlo incavolare continuavano a chiamarlo Clay, appunto, chi era Foreman? Non mi ricordo, ora non mi ricordo il... Foreman, che nel 74 infatti si riprese tutti quanti i titoli che aveva perso sette anni prima, che appunto diciamo, è stato un attimino di inizio del declino appunto di Cassius Clay o Mohamed Ali, ma adesso comunque ci ha lasciato, poverino, un grande. Nell'84, insomma, diciamo che lotta dall'84 con il morbo di Parkinson. Davvero. Io te eri piccolina, mi ricordo quando è andato all'Olimpiadi a accendere la fiaccola, che poverino non si muoveva nemmeno, me lo ricordo ancora in televisione, è stata una cosa molto molto bella e insomma abbastanza toccante, sì. Perché insomma vedere questo campione che faceva fatica a muoversi e tutto tremante è arrivato alla fiaccola, è riuscito a accenderla, insomma è stato un bel momento di televisione. Miseria, nel senso, guarda, quando si combatte contro certe lotte ha voglia di dire eroi che combattono, quello è combattere. E comunque lui diceva che dopo aver fatto i pugili questa cosa qui era meno dura di prendere cazzotti, perché mi sembra che lui aveva fatto una stima di aver preso tipo roba tipo 26.000 pugni. Porca miseria. Nella sua carriera di... Ci sarebbe anche volendo una ragione, perché Parkinson, perché io con 26.000 pugni infatti, non starei proprio in piedi. Non è detto, però c'è anche qualche studio che stava dicendo che probabilmente queste micro lesioni che comunque subisci ti possano portare anche a questo tipo di malattia. Non è come i calciatori quando legato. Come si chiama quella malattia che hanno i calciatori? La SLA. Esatto, la SLA. La SLA appunto è una cosa che ha preso un po' di calciatori. Esatto, e proprio, non perché, proprio perché appunto diciamo il fatto di fare il calciatore ti mette anche, hanno fatto diversi studi, comunque ti mette a rischio di questo tipo di patologie, proprio perché comunque è un allenamento molto molto intenso. Sono proprio studi medici che lo dicono. Sì, lo so, però non è ancora provata al 100%. Anche perché poi comunque la SLA l'hanno avuta comunque di calciatori, diciamo 10-12 su un milione. Che non è che siano comunque 10-12 bravi, giusto? Comunque, sì, no, ma sì. Torniamo da lì, che ci ha lasciato venerdì 10 giugno, mi sembra.
No, venerdì 10 giugno ci sono i funerali a Louisville e appunto ci saranno tutti quanti i parenti che battono cassa in questo momento, purtroppo, perché dietro a questi grandi campioni purtroppo c'è un alone anche di questo tipo di cose, ossia l'eredità. Alla fine lui è stato un grande amatore, un grande... anzi, un grande provocatore nella sua vita, perché era appunto una persona che era passata anche, diciamo, al successo proprio per questa sua spavalderia, per questo, diciamo, prendersi continuamente in giro e prendere continuamente in giro, come vedremo nel prossimo video, appunto, perché ci sono magari delle scene, magari c'è, cioè, appunto una scena che adoro nel video che fra poco passeremo, in cui durante un incontro di box continuava a fare il gesto della pelata appunto al pugile di fronte, perché appunto lui aveva i capelli e l'altro no, quindi, diciamo, a scherzo continuava a provocarlo durante l'incontro, cosa che appunto si vede anche l'arbitro che gli dice di non fare. Ma era un gran giocherellone, lo vedremo anche giocare con presentatori, con tutte le persone che hanno avuto anche il piacere di averlo accanto. Ricordiamoci anche che ha speso delle parole molto interessanti su di lui, anche Madonna, che l'ha conosciuto, appunto. Obama, e ricordiamoci anche che Will Smith l'ha impersonato nel film Ali, e l'ha appunto fatto anche un'interessante uscita, mi pare in Perù o qualcosa del genere, proprio con Will Smith e Ali affiancati, e hanno fatto appunto una cosa di beneficenza, però purtroppo non ve la possiamo mandare perché è in lingua originale, per cui non ho avuto il tempo materiale per potervi mettere la traduzione sotto. Però è stata una cosa talmente bella, e vi voglio anche raccontare che Ali appunto aveva una posizione anche sul razzismo, ossia lui era pro razzismo, perché diceva appunto che se ci sono per esempio tanti uccelli, ma ci sono gli uccelli blu che volano con gli uccelli blu, gli uccelli gialli che volano con gli uccelli gialli, i pappagalli con i pappagalli, i piccioni con i piccioni. Quindi lui diceva: non sono convinto che siamo tutti uguali, ma io amo la mia gente. E questo, adesso ci lanciamo questo video appunto, che sono i momenti migliori di Muhammad Ali. A voi. Boys, you know what time it is. Knocking the boots, not anymore. Nothing's being knocked around here except
let you know that we're coming correct. Money sticks to us like honeybees made. You know what's the reason we choose this? Cause we're rolling with the boys on Ruthless. That's right, the joke's on you, Jack. Hit back, or else get a hell of a smack. We're going off, it's time to keep you in check. Cause somebody said you wasn't coming correct. Let's rock. JJ Fat is here. See yo get dead. We're like a drug and you're addicted. To the style that we're doing. We're fired up, so let's get moving. That's right, y'all. We're coming up, y'all. So get into it while we do it to the beat, y'all. JB, y'all. Sassy C, y'all. And last other three is Baby D, y'all. Yo, we're gonna rock until there's nothing left because we're deaf. Hey, deaf, take hey, over while I take a breath. Hey, you got it, no problem. Don't lose this. You got your breath. You like, because we're gonna be rocking till the break daylight. Because JJ Fat is in full effect, and we're coming, we're coming, we're coming correct. Saluto a tutti i radio, i video ascoltatori di Tele Toscana, giusto? Teleregione Toscana. Teleregione Toscana, scusatemi l'ignoranza, imparerò. Un saluto a tutti, vi voglio bene, wake up, grande. Wake up. Ci fa un saluto a Teleregione Toscana TV, ciao. Però vi devo dire una cosa, adesso io starò poco al PT perché voglio andare a casa, perché ormai la mia vita è sulla poltrona a guardare Teleregione Toscana. Tutto il resto, come diceva Califano, è noia. Ciao. Vai. Bentornati, siamo tornati qui in questa diretta di quelli delle 12. Vuoi ricordare un po' di appuntamenti, capo? Sì, allora, innanzitutto abbiamo provato a fare questa diretta Facebook, però ci si riesce oggi? Non lo so, no, oggi, non so, è ultimamente Facebook, datevi una svegliata perché le dirette Facebook fanno veramente schifo, ma non solamente a noi, anche a Traliccio uguale, tutti, cioè, se fate, date un servizio, fatelo per bene, perché ve lo dire, cioè, c'è il router qui e non funziona, vabbè, comunque, a parte quello. Allora, il lunedì abbiamo Mr. X e Bramol che parlano di fumetti, manga, videogiochi, tutta roba. Chi più ne ha più ne metta. Sì, sì, sì. Il martedì invece ci siamo io e il boss con il cappellino a parlare di personaggi, tutto quello che è novità, non novità, oppure quello che è possibile ricordare grazie ai personaggi che hanno fatto la nostra storia tramite di noi. Mercoledì invece abbiamo Antonio Capozzi, che è il nostro diciamo speaker radiofonico di Radio Rosa, che ci fa la classifica iTunes. Ciao. Del che ieri ha conosciuto, che non l'aveva conosciuto. Che ieri non ha riconosciuto, mio Dio, cioè nel senso lavoriamo insieme, oppure io non l'ho riconosciuto, anzi dicevo questo io l'ho già bello e visto. Eh sì, la diretta del mercoledì. Giovedì invece abbiamo la Roxy, che ci parlerà di cinema, attori, registi, tutto quello che è personaggi, anche lei, ma riguardo comunque sia il cinema e il grande schermo. Grande, piccolo. Siamo tornati in diretta su Facebook. Sì, un secondo. Ah no, non siamo più in diretta su Facebook. Mi fa indiavolare a me sto cosa di Facebook, guarda, è una cosa. Facebook, sei ridicolo. Sei ridicolo. Comunque, a parte questo, dopo aver parlato comunque. Aspetta, no, abbiamo il giovedì la Roxy. Venerdì. E venerdì c'è Amedeo Menci e Lorenzo Agostini, parlano di Fiorentina, sport, calcio, insomma, un po' di tutto. Che io non mi ricordo mai i vostri nomi, ragazzi, scusatemi davvero, cioè non me lo ricordo mai, non ce la posso fa. Comunque sia, stavamo parlando, scusateci, una piccola parentesi rosa tra le parole tamo, e comunque sia, stavamo parlando appunto di Muhammad Ali, in origine Cassius Clay, che è stato, diciamo, The Rumble in the Jungle lo chiamavano appunto, no? Perché appunto ha avuto quando arrivava con il puntone cadeva tutto a terra, insomma, tranne fino a una certa, e ovviamente con, cioè tutti quanti vanno su e poi vanno giù, perché comunque è uno sport che premia comunque la gioventù, il fatto di essere in la forma. La nobile arte. Sì, dipende da quanto ti tieni in forma fondamentalmente.
Però, anzi, lui sai che cosa? Dopo lo faccio anche, lo facciamo anche vedere, perché gli hanno chiesto una volta appunto come avrebbe voluto essere ricordato. Abbiamo un messaggio, lo puoi leggere? Grande lei, bellissima Cristina, bella questa puntata dedicata al grande pugile, Luca da Prato. Grazie. Poi anche altre persone da Frampolina, vediamo anche la puntata. Yeah, e lui era era The Rumble in the Jungle proprio perché aveva, era un tuono, era un tuono, era così carismatico, cioè aveva questa immagine scherzosa, provocatoria a tutti quanti i livelli che nessuno poteva eguagliare, perché quando arrivava lui si rideva, si piangeva, si soffriva e ci dava per quello che faceva, anche perché era un bel ragazzo, sì, sì. Era un discretissimo ragazzo, da quello che ho visto, quegli occhiettini, tu ma di 4 mogli, 9 figli, 895 nipotini, nel senso, poi adesso si parla di figli, ma non si è ancora parlato di nipoti, perché comunque sia in 30 anni, capito, in cui ha fatto il primo 30 anni fa, un figliolo l'avrà fatto, quindi mi sa che dei 50 milioni di dollari spetteranno tipo 1000 dollari a testa, se vogliono dividersi fra tutti quelli che sono adesso spetterà 1000 euro a testa, fra fratelli, cugini, eccetera, eccetera. Sì. Una moglie mi pare però che è morta, cioè ha 4 mogli in tutto, si è sposato 4 volte, però una nel 2005 ci ha lasciato, mi sembra di sì, appunto, sì. Quindi sono rimaste in tre tutti quanti 385 figli che aveva. E dopo mandiamo appunto la sua ricetta della felicità, ma intanto ricordiamo anche un altro personaggio che ci ha lasciato e che vorremmo ricordare proprio adesso, perché ricorre appunto l'anno di morte, il giorno della morte, l'anniversario. Ma l'anno di morte sembra proprio una cosa brutta. Grandissimo Rino Gaetano, che è morto in un incidente stradale il 2 giugno dell'81. Quindi è un riflesso che non ha visto Mondiale dell'82, che è una delle cose più belle, mi ricordo io, della mia infanzia. Comunque, una gran cosa, vedrai, perché l'82, poi quando è che hai rivinto l'Italia? Nel 2006. Nel 2006. Salvatore Antonio Gaetano, da Crotone. Tutti calabresi. Infatti è nato a Crotone e si è trasferito a Roma molto giovane, quindi dove è morto? A Roma. Dove è morto? In un incidente stradale, perché era un po' all'eccesso anche il buon Rino, e te calcola che comunque è morto a 31 anni e ha fatto delle canzoni spettacolari, e pensa se fosse arrivato a 60 anni cosa poteva aver fatto, perché lui ci ha fatto veramente la storia della musica italiana. Con finendo la sua carriera a 30 anni, 31 anni. Beh, che per poco non è entrato nella saga dei 27, perché ricordiamoci che comunque sia c'è una triste e famosa lista di musicisti grandi che purtroppo hanno finito la loro carriera a 27 anni. A proposito delle sette connesse, non sono passati, ci sono adesso, quindi fino a settembre sta zitto. Ah, non sono passati. No, qui per favore. Ti facevo 28-29. Io ti facevo 50. Comunque. Scusateci. Dopo tutto questo, comunque ricordiamoci che Rino Gaetano, sia di nome, com'è che era Salvatore? Salvatore Antonio Gaetano. Ha cominciato prendendo in giro, fondamentalmente. Prima cantava canzoni di altri. Ricordiamoci che agli inizi della sua carriera ha duettato tantissime volte con Venditti. Vero. Proprio c'è nel film di Rino Gaetano, che è una che hanno mandato sul canale 5 qualche anno fa, che due puntate, che è bellissimo. Mio fratello figlio unico. Cioè, mi sembra di sì. Mio fratello figlio unico, che è anche l'omonima canzone. Sì, che si vede il duetto con Venditti, che si vede molto 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 bellino. E fa vedere un po' gli eccessi, anche se non tutti alla fine. Anche se comunque la famiglia non è piaciuto tanto questo film. Vedrai. Se te immagina se magari una persona cara e fanno vedere un film dove fanno tutte le cavolate che ha fatto. Vabbè, io ho capito che sei famoso, però ho capito, mettendosi nei panni di una mamma o di una sorella, non è che è tanto bellino vedere, capito, nel senso, lo so, però pensa solo un film su Michael Jackson, se magari lo possono vedere i figlioli, capito, con tutti gli eccessi, quando, che poi comunque sia Michael, cioè, cominciò il suo declino da quando gli si bruciarono i capelli, lo sai? Sì. Che prese talmente tanti antidolorifici che ci rimase sotto, perché
c'è stato droga, il film di George Best, un altro è morto, diciamo, è stato anche uno agli eccessi, famosissima frase, la conoscerai? No. Di George Best. No. George Best era un calciatore irlandese molto molto famoso che è uno dei più bravi. No, c'è due aneddoti molto molto carini. Uno che, vabbè, uno è la sua frase storica che lui diceva, ho speso un sacco di soldi in donne, motori e alcol. Tutto il resto lo sperperate. Questa era la sua frase simbolo. E una partita che lui era nazionale irlandese, diciamo contro l'Olanda, e c'era Cruyff, che era il calciatore più bravo in assoluto, cioè più forte del mondo. Allora, parte il calcio d'inizio, arriva, prende il pallone e non va verso la porta, va verso Cruyff, gli fa una finta, gli fa un tunnel e fa buttare il pallone e gli dice: te sei il numero uno perché io non c'ho tempo, e va via. No, vabbè. È fantastico. No, George Best, c'è degli aneddoti esagerati. Solo perché non ho tempo, grande, no, fantastico. E poi dice: se non fossi così bello, non avessi mai sentito parlare di Pelé. Cioè, capito? No, okay. Sono le cose. Ma la mandiamo sta ricetta della vita di Ali? Vai, andiamo, sentiamo Ali. Vai. What would you like people to think about you when you've gone? I'd like for them to say he took a few cups of love. He took one tablespoon of patience, one teaspoon of generosity, one pint of kindness. He took one quart of laughter, one pinch of concern, and then he mixed willingness with happiness. He added lots of faith, and he stirred it up well. Then he spread it over a span of a lifetime, and he served it to each and every deserving person he met. Muhammad Ali, thank you very much. How are you doing out there? Is everyone feeling all right? All right. How good I look. Ain't this just a perfect specimen of a man right here? I want to be your motivator. I want to be in your corner. What'd you say your name is? Houdini. Rhymes with Houdini, yeah, except that don't rhyme. Oh, yeah! Oh, yeah! They're coming after you. You're important. They don't want you to fight. Federal Bureau of Investigation. Mr. Clay, you're under arrest. Oh, so they're gonna take from me what no fight in the world can. We cannot let you oppose them. They bust you out. You don't remember your name. God don't care about you! Do you think they give a damn if you get killed? So what? So what? I ain't got to be what nobody else want me to be, and I ain't afraid to be what I want to be. You can go to Alabama, you can go to Sweden, everybody knows that I am the champ. All the ladies out there, they know. Let's tell it like it is. We're going from the darkness to the light. You want to send me to jail? Fine, you go right ahead. That boy even dreamed he whooped me, he better wake up and apologize. Come on down. You lucky he holding me back, man. You lucky he holding me back. Supposed to be the myth of Muhammad was gonna fall. Supposed to be my destruction. All right, now listen, I'm gonna hit your hand 6 times before you get the 3. You ready? Go. 1, 2, 3. Did I hurt you?
Faccio un saluto a Teleregione Toscana. Questo qui fino a un attimo fa era amplificato, l'avrebbe sentito tutta. In che zona siamo qui? Certosa. Siamo in zona Certosa, ma come non lo sai? Lavori a Teleregione Toscana. Un bacio agli amici di Teleregione Toscana. Siamo in zona Certosa, dicono. Un calorosissimo e affettuosissimo saluto da parte mia e da parte di Enzo a tutti gli ascoltatori di, dillo tu, Teleregione Toscana. Si era già dimenticato. Memoria labile, memoria labile. In gamba. Cari telespettatori, telespettatori di Teleregione Toscana, da Giovanni Baglioni, un caro saluto. Ciao. Attiveria, e dato che avevamo la diretta Facebook, in quel momento fortunatamente si era bloccata mamma la diretta mia. E quindi no, davvero me ne so, oddio, meno male. Ok, se si è sentito, scusami, però no, va bene, cioè. No, non si è sentito, dai. Bene. Ti fischierà comunque le orecchie a questa persona, però dai. Non l'ho fatta apposta, giuro. Comunque, stavamo parlando di Rino Gaetano. Torniamo con i piedi per terra, online su Facebook, in diretta, appunto, se volete seguirci. Belle e belle bloccate. Ecco. Per me porta un pochino. No, no, per me è... Via, vabbè, lasciate. Connessione di... Esatto. No, non è la connessione, perché non è la connessione. È Facebook, dice, Facebook, proprio. Sì, sì. Ah, anche martedì sera andavo a lettere lì, c'era un sacco di problemi. Davvero? Ah, ma infatti ne vedo 385 dirette, infatti, da 4.000 punti diversi. Comunque sia, parlavamo appunto di Rino, che ha cominciato appunto con il Fox Studio e diciamo con prime esperienze teatrali, perché ricordiamoci che prima non è che gli artisti arrivavano dalla culla e li buttavi fuori su un palco con 985.000 persone. Prima c'era un e non studio. C'era Facebook che ti faceva vedere un sacco di persone. Allora, ora è molto più semplice. Sì. Cioè, se uno è bravo comunque. Il disco, diciamo che il disco, come abbiamo detto anche l'altra volta con Nerone, sì, era la fine, ti ricordi? Sì, è vero. Cioè, e non era l'inizio, ora partono dal singolo per vedere se poi è successo. Quando invece prima facevi il disco era perché già l'avevi avuto successo. Sì, c'è qualcuno che è bravo, però. Però lasciamo per. C'è qualcuno che è bravo. Molto bravo, però non. Chissà perché mi fischiano le orecchie. Per dei motivi non si capisce quali, però. Dunque, molto bravo. Ah, mettete like sulla pagina Chrissing Cristina Valvo, grazie, scusate la mini marchetta. Quindi Rino Gaetano ha cominciato dal Folk Studio, diciamo, mm-hmm. e dice proprio lui che già quando cantava per il Folk Studio, diciamo, era al centro di certe discussioni, perché tutti gli dicevano che facesse la sua musica perché era provocatoria. Lui era una, cioè, basta pensare a Nutreg Q. Cioè, nel senso, ha nominato tutti quanti quelli che in televisione in quel periodo Nutreg lì. Esatto, guarda, avevo una minima intenzione di metterla, però ho dovuto decidere fra quella e... Cioè, tante belle di qualità, no? Però un Tereg Q è proprio, da tutte quelle che ho visto, diciamo, sì, è sì, quella che dà più l'impronta di Rino. Cioè, era proprio una persona che arrivava e non aveva peli sulla lingua, cioè, se non ti... lo dicevo. L'operaio della Fiat, la 1100, anche molto provocatore, cioè sui film che la canta agli operai, quando lui sta lavorando e la canta proprio davanti agli operai, molto molto bella. La 1100. Guarda, cioè anche Bassignano ricordava, mm-mm, appunto che adottava uno stile atipico buffonesco e non faceva cabaret, no, cioè era, dissacrava continuamente il pop e per tutti questi motivi risultava improponibile per il pubblico di Folk Studio, eppure piaceva. Ricordiamoci appunto che i suoi anni più belli furono appunto i successi dal 74 in poi, in dove cominciò appunto con l'album Ingresso Libero, mm, e pubblicato nel novembre dello stesso anno, e incontrò appunto Franceschelli, con il quale appunto poi nacquero anche collaborazioni, amicizie, eccetera. Erano gli inizi degli anni 70, dove comunque cominciava una grande epoca per lui. Si dice però che il motivo per il quale poi non... ebbe un attimino di declino, appunto quello che dicevi tu, che faceva le sue cavolate, mm-hmm, era anche perché non si riprese mai dal successo di Gianna, che lo investì in una maniera come fatto non doveva nemmeno portare a Sanremo, invece poi decise di portarlo, doveva portare un Tereg Q, però poi alla fine riuscirono a fargli portare Gianna, perché non era un pezzo
tipicamente saremesi come... Infatti no, anche perché ho visto, capito, questo ragazzino che all'inizio non aveva neanche tutta questa voce rauchissima, a parte nel ritornello, quindi lo vedevi cominciare a cantare questo Gianna che era... Era un ragazzino su un mega palco di Sanremo, dove ricordiamoci all'epoca c'erano 4 musicisti e 2 ballerini, non 385 ragazze le mele di fuori, cioè adesso purtroppo, che non è più uno spettacolo musicale, ma più che altro uno show televisivo. Sì. Poi comunque con Tu, forse non essenzialmente tu, e I tuoi occhi sono pieni di sale, viene notato da Renzo Arbore e Gianni Boncompagni, mm-hmm, che li portano, inseriscono comunque nel loro programma radiofonico Alto Gradimento, era il top, diciamo, dell'epoca, inseriscono questi brani un sacco di volte, quindi lo fanno conoscere anche al grande pubblico. Comunque il successo appunto arrivò appunto con i 45 giri, ma il cielo è sempre più blu, che si trattava in realtà di un 40 giri... esatto. E lo sai che era diviso in 2 parti la canzone? Sì, ce l'ho. Ce l'hai? Due. Sì, eccoci. Sì. Cioè, io Rino Gaetano, c'ho tutto di Rino Gaetano, quindi a me non... Sottolinea che è vecchio. Sottolinea comunque uno degli artisti più bravi italiani, secondo me. Ripeto, poteva dare molto, molto, molto di più alla musica italiana, però... del resto i suoi eccessi hanno portato a andare a tutta velocità in una strada romana, e quindi... Eppure non è esattamente così, perché adesso ti trovo quello che ho trovato sulla sua morte, ossia che praticamente si dice ci sono varie cose sulla morte di Rino, oppure appunto che si dice che abbia avuto un colpo di sonno, che proprio l'autista del camion che stava di fronte a lui ha visto accasciarsi Rino 2 secondi prima dell'impatto e rialzarsi proprio appena prima, quindi diciamo una volta che ha cominciato a sbandare l'autista non è riuscito a evitarlo. Colpo di sonno, cioè anche lì comunque fa, chi ha visto anche il film si vede colpo di sonno dovuto comunque a tutto quello che assumeva, insomma, la droga non la fanno vedere nel film, fanno più che altro vedere alcol, donne, insomma. La droga era un pochino più tabù a quegli anni, No, infatti. E poi penso che abbia voluto la famiglia, sta cosa. Però comunque è molto peso il film. Io mi guardo Rino. Va bene, perché io mi sono visto lì e lui si è visto Rino, quindi ci scambiamo i film, certo. E dopo vi facciamo anche una piccola recensione la prossima volta, perché lui non l'ha ancora visto, invece il film lì che ha impersonato appunto Will Smith è una cosa fantastica, io non ho mai visto questo, non sapevo neanche che esistesse appunto il film su Rino Gaetano, ma dovrò appunto andarmela molto a vedere. Ce l'ho anche forse da qualche parte. Ma lo sai che la notte che ha fatto l'incidente l'hanno rifiutato in 3 ospedali? Sì, è vero. L'hanno rifiutato. E fra l'altro se non sai che è una canzone... che lui aveva scritto di uno che moriva perché veniva rifiutato dagli ospedali. Sì, invece che lo sai, si nominano tutti e 3 gli ospedali che l'hanno rifiutato, appunto, che erano, aspetta, che ce li ho, prima di fare vedere appunto Renzo, questa... la canzone Renzo, guarda, la genere. Strada era buia, San Dolce, San Camillo, e lì non l'accettarono forse per l'orario. Vedi, quando Renzo morì. Esatto. Quando Renzo morì. Esatto. E adesso dai, vediamocela sta canzone che è questo video. Ma il cielo è sempre più blu.